La fede. In quell'umile cameretta di prete piena di luce e di pace, coi vecchi mattoni di Valenza che qua e là avevano perduto lo smalto e sui quali si allungava quieto e vaporante in un pulviscolo d'oro il rettangolo di sole della finestra con l'ombra precisa delle tendine trapunte lì come stampate e perfino quella della gabbiola verde che pendeva dal palchetto col canarino che vi saltellava dentro, un odore di pane tratto ora dal forno giù nel cortiletto era venuto ad alitare caldo e a fondersi con quello umido dell'incenso della chiesetta vicina e quello acuto dei mazzetti di spigo tra la biancheria dell'antico canterano. Pareva che ormai non potesse avvenire più nulla in quella cameretta. Immobile quella luce di sole, immobile quella pace. Come ad affacciarsi alla finestra, immobili giù tra i ciottoli grigi del cortiletto, i fili d'erba, i fili di paglia caduti dalla mangiatoia sotto il tettuccio in un angolo, dalle tegole sanguigne e coi tanti sassolini scivolati dalla ripa che si stendeva a scabra lassù. Dentro, le piccole antiche sedie verniciate di nero, pulite, di qua e di là dal canterano, avevano tutte una crocettina argentata sulla spalliera, che dava loro un'aria da monacelle attempate, contente di starsene lì ben custodite, al riparo, non toccate mai da nessuno. E con piacere pareva stessero a guardare il modesto lettino di ferro del prete, che aveva a capezzale, sulla parete imbiancata, una croce nera col vecchio crocefisso d'avorio, gracile e ingiallito. Ma soprattutto un grosso bambino Gesù di cera in un cestello imbottito di seta celeste sul canterano, riparato dalle mosche da un tenue velo anch'esso celeste, pareva approfittasse del silenzio in quella luce di sole per dormire con una manina sotto la guancia paffuta e il suo roseo sonno tra quegli odori misti d'incenso, di spigo e di caldo pane di casa. Dormiva anche sulla poltroncina di juta a piè del letto col capo calvo, in carta pecorito, reclinato indietro penosamente sulla spalliera, Don Pietro. Ma era un sonno ben diverso il suo, sonno a bocca aperta, di vecchio stanco e malato. Le palpebre esili pareva non avessero più forza neanche di chiudersi sui duri globi dolenti degli occhi appannati, le narici si affilavano nello stento sibilante del respiro irregolare che palesava l'infermità del cuore. Il viso giallo, scavato, aguzzo, aveva assunto in quel sonno e pareva a tradimento un'espressione cattiva e sguaiata, come se nella momentanea assenza il corpo volesse vendicarsi dello spirito che per tanti anni con l'austera volontà lo aveva martoriato e ridotto in servitù, così disperatamente estenuato e miserabile. Con quello sguaiato abbandono, con quel filo di bava che pendeva dal labbro cadente, voleva dimostrare che non ne poteva più. E quasi oscenamente rappresentava la sua sofferenza di bestia. Don Angelino, entrato di furia nella cameretta, si era subito arrestato e poi era venuto avanti in punta di piedi. Ora, da una decina di minuti, stava a contemplare il dormiente, in silenzio, ma con un'angoscia che di punto in punto, esasperandosi, gli si cangiava in rabbia, per cui apriva e serrava le mani fino ad affondarsi le unghie nella carne. Avrebbe voluto gridare per svegliarlo. «Ho deciso, Don Pietro, mi spoglio!» Ma si sforzava di trattenere perfino il respiro per paura che, svegliandosi, quel santo vecchio se lo trovasse davanti all'improvviso con quell'angoscia rabbiosa che certo doveva trasparirgli dagli occhi e da tutto il viso disgustato e anzi aveva la tentazione di far saltare con una manata fuori dalla finestra quella gabbiola che pendeva dal palchetto, tanta irritazione gli cagionava. Nella paura che il vecchio si svegliasse, il respiro delle zampine di quel canarino sullo zinco del fondo. Il giorno avanti, per più di 4 ore, andando su e giù per quella cameretta, dimenandosi, storcendosi tutto, come per staccare e respingere dal contatto col suo corpicciuolo ribelle l'abito talare e muovendo sottesso le gambe come se volesse prenderlo a calci, aveva discusso accanitamente con Don Pietro sulla risoluzione d'abbandonare il sacerdozio. Non perché avesse perduto la fede, no, ma perché con gli studi e la meditazione era sinceramente convinto d'averne acquistata un'altra più viva e più libera, per cui ormai non poteva accettare né sopportare i dogmi, i vincoli, le mortificazioni che l'antica gli imponeva.